possiamo dire giusto, per quanto visto da parte dei 90 minuti. Sì, è stato un pareggio giusto, una bella partita, giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. E credo che alla fine il risultato di pareggio è giusto, anche se c'è un pizzico di rammarico, forse il primo tempo che potevamo sfruttare meglio e magari qualche situazione al limite dell'area, però portiamo a casa un risultato importante perché venivamo a giocare contro una squadra importante che in questo momento sta facendo benissimo e anche perché noi siamo sempre San Nicolò e veniamo a Campobasso e per noi questo già è un onore venire qui a giocare e giocarcela come abbiamo fatto noi oggi, è motivo d'orgoglio. Mister, eravate riusciti a colpire il Campobasso dopo 40 secondi, c'era Bucchi ex avvelenato, ha voluto aspettare di segnare il primo gol con la maglia del San Nicolò contro la sua ex squadra. Guarda, ex avvelenato non credo, perché Andrea è stato bene qui, quindi non ha mai parlato male di Campobasso assolutamente, quindi non era avvelenato, ha fatto una partita, ma Andrea sta giocando così da quando è venuto da noi, e increscendo anche fisicamente, quindi ci sta dando una grossa mano e sono contento per lui che si è sbloccato. Per quanto riguarda, siamo stati un po' troppo ingenui noi, perché subito da una punizione dall'altra parte abbiamo fatto un errore sul cambio gioco, e siamo stati ingenui, punizione, non dobbiamo prendere un gol del genere dopo un minuto che va in vantaggio, questo è come se stavamo 0-0, ripartita la partita, una bella partita e un risultato bello che di due squadre che in questo momento stanno bene. Non ho capito? Guarda, il primo tempo è stato molto dispendioso per tutte e due le squadre. Sì, è calato, ma anche noi non siamo stati brillanti come il primo tempo, anche se abbiamo provato a fare le giocate nostre, però credo che io mi devo concentrare molto sulla mia squadra, non guardo molto al calo fisico della squadra avversaria. Sì, l'ho visto, però anche noi potevamo spingere, non l'abbiamo fatto, ma è anche dovuto al campo che era un po' allentato e credo che vedere un primo tempo, parlo per la mia squadra, a quei ritmi, giocati in quella maniera, credo che in Serie D, non per presunzione, ma se ne vede poco. Accorciato la Fermana, adesso è a 3 punti, come vede questa lotta per i playoff? È un campionato ancora apertissimo a tutto, perché è un campionato molto diverso dall'anno scorso, perché è molto più livellato. E io ragiono partita dopo partita, noi ci siamo avvicinati a un punto e in più ai 42 punti che è il primo obiettivo del San Nicolò, poi quello che verrà dopo è tutto riguadagnato, però dobbiamo ragionare da partita a partita perché non si possono fare progetti a lungo termine, perché è un campionato che puoi perdere con tutti e poi vincere con tutti. Molto meglio l'andata, credo che a parte loro noi facciamo una grande partita, però in questo momento i numeri parlano, perché poi nel calcio non si scappa, è una squadra che viene a tanti risultati utili consecutivi, vuol dire che sta in salute, vuol dire che sta facendo bene, e anche noi che abbiamo attraversato un periodo un po' negativo solo per il risultato, adesso stiamo facendo risultati, è la cosa più importante. C'è così tanta differenza tra San Nicolò e Campobasso dei due che vi precedono, a suo avviso? Ma questo è un discorso che difficile da farlo, perché credo che noi in quelle 7 partite dove abbiamo fatto 3 punti abbiamo lasciato tanto per strada e magari potevamo stare lì davanti a lottare con l'Alfano e il Materica, però a noi ci interessa poco questo, ci interessa far bene, giocare bene, far migliorare i giovani che ci abbiamo e fare i più punti possibili, poi quello che viene è tutto riguadagnato.